Amici, pedalate sul canale 9000 Giri e la Parazza Autosportiva. Avete una BMW un po' datata e volete ringiovanirla e fare qualche upgrade in sostanza? Seguite il video, vedete cosa abbiamo fatto. Prima iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella in maniera tale da supportarci. Eccoci, qui abbiamo una BMW E36 in versione compact, sono quelle versioni un po' particolari fatte dalla BMW appunto durante l'epoca dell'E36, quindi stiamo parlando anni 90, diciamo fine anni 90, primi anni 2000. Questa è in versione, è una 316, come una macchina diciamo senza particolari caratteristiche, senza particolari velocità, e appartiene a un cliente che è un appassionato di questo specifico modello. Ce ne ha già portato un'altra, ne credo ne abbia 5 di questi tipi di macchine. Ognuno ha i propri gusti, le proprie esigenze, e lui si è fissato su questo genere di macchina. Quindi ne abbiamo fatto un'altra più o meno analoga, per caso era una 318, questa è una 316, sulla quale eravamo intervenuti più o meno facendo gli stessi lavori. Quindi in sostanza abbiamo dal fondo, questo è il terminale e il centrale, perché chiaramente c'è una parte centrale che va da qui alla flangia e dalla flangia alla parte finale, quindi è stato messo completamente in acciaio inox. Questo è, questa parte qua per il momento, è un terminale omologato dalle Inox Car con un centrale da 102, mi sembra, 102 di diametro. Qui ci sono stampigliate le sigle dell'omologazione. Ovviamente parliamo del terminale, come ovviamente potrebbe immaginare, il centrale, avendo tolto il silenziatore, non è omologato, prendiamo il condizionale, non è omologato, però diciamo che aver tolto una rompifiamma, il rischio di essere fermato, di essere contestati durante il controllo in strada è molto molto remoto. In questo caso abbiamo guadagnato, essendo la macchina appunto gli doveva essere un euro 3 benzina, anzi era un euro 3 benzina, con una macchina con un unico catalizzatore, quindi diciamo la sonorità di queste macchine è ben diversa dalle macchine attuali, che praticamente non ci sente assolutamente nulla. E se in questo caso non possiamo tirarla giù dal ponte per farvi sentire il rumore, perché mancano appunto le ruote, però vi posso garantire che la sonorità c'è e assolutamente di soddisfazione. Quindi questo è lo stesso lavoro che poi ci ha chiesto il cliente per la prima E36, che è la quale, un piccolo dettaglio, che quando abbiamo richiesto il terminale alla Inox Car, che era l'unica ditta disponibile a fare terminali con una macchina così diciamo vecchiotta, non aveva catalogo, quindi abbiamo, su insistenza del cliente, abbiamo svoltato il terminale originale, l'abbiamo spedito e loro l'hanno utilizzato come lima, e da lì appunto questo è il secondo che facciamo, diciamo siamo i primi per quantomeno per la Inox Car aver richiesto un terminale, ce l'hanno fatto su misura, quindi direi che siete veramente bravi, perché anche senza avere la macchina ci è arrivato il terminale che è andato su perfettamente senza bisogno di nessun anticipo. Ecco, e questo per quanto riguarda lo Skype. Poi, altra cosa che il cliente ci ha chiesto, perché ovviamente gli ammortizzatori ormai, vuoi per un discorso di età, vuoi per un discorso di chilometri, erano arrivati come servire la frutta. In questo caso abbiamo optato per gli ammortizzatori simili all'originale, qui non abbiamo messo nulla di sportivo, quindi abbiamo preso gli ammortizzatori della Monroe, che andranno a sostituire gli ammortizzatori di serie. Questo è un anteriore come forza molla e questo è il posteriore semplice, sempre della Monroe, che andrà a sostituire questo ammortizzatore qua, che ormai si vede che anche diciamo ormai addirittura nell'altro caso addirittura fiorito lo stelo, quindi sono sicuramente da sostituire. Le molle le manteniamo assolutamente visibili, la macchina come altezza non varierà, e questo è il secondo lavoro che appunto il cliente ci ha chiesto. L'ultima modifica, se vogliamo un intervento, piccola modifica,
riguarda l'impianto frenante, queste sono gli stili che sono abbastanza, parte vabbè, la macchina è stata ferma una settimana, più brutto, quindi si sono, diciamo, arrugginiti. Comunque questi dischi qua sono da cambiare, quindi dischi e pastiglie, sia anteriori che posteriori, saranno da cambiare. Anche in questo caso non facciamo un upgrade a livello sportivo, quindi verranno utilizzati dei materiali della Ferodo, in questo caso Ferodo Premier, andando a cambiare, mettendo nuovi sia la parte dischi anteriori e posteriori che la parte pastiglie. Ferodo Premier è un'ottima soluzione, è un upgrade comunque rispetto ai materiali di serie, così come lo sono gli ammortizzatori o rispetto agli ammortizzatori di serie. Direi che sostanzialmente questi sono i tre lavori che ci ha commissionato il cliente. Ripeto, per un cliente che è appassionato di una qualunque gelina, non entro nel merito, bella, brutta, ha più valore, meno valore. Il fatto di essere appassionato di una macchina, soprattutto di una macchina datata, secondo me è una passione assolutamente condivisibile, che fa per fare degli lavori per mantenere da un livello, diciamo, ottimale, e dove si può fare anche degli upgrade, lo troviamo assolutamente intelligente. Poi ci sono macchine, ci sono, come dire, motori più o meno prestanti. Quello che suggeriamo noi è proprio di seguire questo tipo di filosofia, fare appunto degli upgrade senza esagerare, perché è inutile, come si suol dire, tirare il fondo, pretendere troppo da macchine tiro datate, perché si rischierebbe poi di avere delle sorprese da altre parti. Quindi va bene fare degli upgrade, però sempre rimanendo all'interno di un certo limite. Io direi che anche per questa BMW 316 Compact è tutto. Per qualunque informazione sapete dove trovarmi. Come ho premesso all'inizio, vi chiediamo di cliccare sulla campanella e soprattutto dare una mano al canale iscrivendovi, per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima! We'll be right back.